Magnifico. A voi. Grazie. Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte. Ma io non parto. Non parti? Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America. Come? Non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce. E non se... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto? Comandante, signore. Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove. Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante. Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio. Come buffo. Anche poeta, non ti senti commossa? Oh, ragazzi. Ma chi è? È il forestiere della camera 4. Ah. I servizi sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso. Vi ringrazio per la fotografia. Vi è piaciuta? E per i bellissimi fiori. Oh, grazie. È poca cosa. E per i deliziosissimi dolci. Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri. Oh. La 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 la. Perché così allegro? Telio, sei tu tenore in segreto? Certo. Sono innamorato. È una cosa grave? E di chi? Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo. Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza. E se... un bel pezzo di... Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei. Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei? Ma lei ancora non lo sa. E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo. È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta. Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti. Ma ti pare serio quello che fai? Così non batto più la testa. Hai visto? Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi. Bisogna essere ben stupiti per rimanere in piedi in un posto dove si batte la testa. Questo a me non succede. Oh! Perché non vai alla finestra? Queste sono cose che non ti riguardano. Ma... Oh.
Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Papà, guarda questo. Non è buffo, vero? Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi. Oh, papà, non sarà necessario. No, sicuro. Poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio. Già, certo, sicuro, sì, sì. Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Vado, via, via, vado, via, vado, via, vado, via, vado, andiamo. Vado. Francesco! Francesco! Ah, che piacere rivederti. Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno? Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è? Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta! Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco! Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento. Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano. Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco. Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo. Buona benigna qualcosa di fresco. Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro. Buttala dietro le spalle. Servirvi una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri. Tre bicchieri? Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa. Sì, che ti succede? Sono nervoso, capirai. È la prima volta nella mia vita che mi sposo. Mario, questo è il momento. Joe, perché non parli? Dichiarati. Sì, uomo. Che hai paura? No, non ora. Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa. No. Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male? Sì, sente un gran vuoto. Un gran vuoto? Un terribile vuoto. Oh, ho capito! No, non è un vuoto di stomaco. È il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su, Voi volete sposarmi? Sì, sarebbe una grande fortuna. Oh, ma volete scherzare? Non ha mai parlato così seriamente, vero, Olio? Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce. Davvero è molto gentile quello che mi dite, ma non potrà mai essere. Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta... Tanti insisti, Olio. Amate qualche altro? È così. Mi spiace, credete. Scusatemi. Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio. Io rimango. Non vuoi uscire con me, tu? Ho bisogno di Solani. Resto solo. Oh,
Non tardare, caro. No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando. E torni subito? Più presto che posso. Cerca di calmarti. Il tempo ti farà dimenticare. Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza. Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto. Tu non capisci niente. Dammi solida più tardi. Oh. Espira forte. Lascia andare. Tira via. Un pedetto sulla testa. Non così. Ecco, va bene così? Bagna con acqua. Ti serve ancora qualche cosa? Sì, levati da tono. Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso, per una delusione d'amore, come se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume. Telio, tu hai avuto una buona idea. Quale? Voglio seguire il tuo buon consiglio. Bene. Andrò a buttarmi nel fiume. Oh, piano, un momento. Io dicevo per scherzare, perché questo non è il momento di scalzare. Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora? Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile. Oh, tu esageri. Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici. Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora... Viaggio. Addio, Telio. Addio. E dove vai? Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi? Conterò fino a tre e ci butteremo insieme. Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato. Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio. E ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo? Che non ci sarò più io a difenderti e a fronteggiarti sempre? Potresti vivere senza di me? Non ci avevo pensato.
Non credevo di darti un dispiacere, ma ora sono pronto a seguirti. Lo so, Stelia. Non è colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa. Perché fai queste cose? Sei pronto? Addio, Alio. Addio, Telia. Uno, due. Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla Terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera. Sì, sicuro, la reincarnazione. Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare? Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo. Ah. E tu, cosa vorresti diventare? Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi? Beh, se ritornerai ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto? Addio, Olio. Addio. Uno. Due. Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi... A questa non ci avevo pensato. Qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là. Ho capito il tuo gioco, tu giochi di disturbi, ora basta. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fuori, buffone, io mi butterò da solo. Non lo so, mio Olio. Vuoi seguirmi? Sta bene. Addio, Olio. Basta. Uno. Due. Scusate, signori miei, non vorrei disturbare. Allora andatevene. Noi dobbiamo negarci. Padronissimi di fare il vostro comodo. Ma è certo che commettete una sciocchezza. Cercate di farglielo capire voi. Tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo? Le donne non meritano tanto. Lo credo. No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco. Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare. Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza. È un modo di dire, amico mio. Oh. No, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta. La pasta asciutta, io. La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi. Però le sente. Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che saprei fanto modo. Sicuro. Bene, non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare. Come si può dimenticare? Arruolandovi nella legione straniera. E perché? Per dimenticare. Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite. Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio. Ne sono lieto. Buona fortuna e addio. 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 Ottima idea. Non dobbiamo fare altro che... Che c'è il dove dell'acqua è più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno. Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà. Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni. Ora sei convinto, sì, vero? Sì. Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più. No.
molto a te, sai, Olio? Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, si ne prende, ve l'ho dimenticato. Tu lo sai? Peccato. C'è così, Nid? Sì, Nid. Accompagnatene! Alzar! Avanti! Ecco, sinistra! Ecco, sinistra! Ecco, sinistra! Ecco, sinistra! Ecco, sinistra! Ecco, sinistra! E niente in passo! Sbriga! Compagnia! Adesso. Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda. Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui. Sì, però tutto è come prima, vero, Olio? Presentateli al comandante. Sì, sì. Allora, ci divertiamo. Ci addio. Arrivederci. Ciao. Ma guarda che bella sorpresa. È vero. Ehi. Dove andiamo a mangiare? Silenzio! Addio! Ciao. Buongiorno. Allora, attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7. 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4. E quando si mangia? Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto. Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito. Quanto ci date per tutto questo lavoro? Avrete un franco al giorno. Potremmo risparmiare, Quanto fa in monete americane? Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio. E quanto prendiamo di straordinario? Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo. Ah, è così, eh? Sì. Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene? Thank you.
fate? Dormite? Avanti, al lavoro! Così lavorate! Lavora, poltrone! La vuoi, finire di ameggiare la vita già così a moda? La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle. Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto. Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione. Ma come dimenticare con la suggestione? Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere. Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto. Lo sai che sei proprio intelligente? Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare? Sì, sì. Non pensare a nulla. Non penso. Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla. Oh, che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi e non pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci. Se non lo smetti ti picco subito con le tette nella tinozza. La smetti, stupido. Questa cosa fa un seguito. Ehi, lumache, sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion. Vuoi ripetere? Hai capito. Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro, siamo... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto. Quale? Ho completamente dimenticato. Tu hai dimenticato Giorgetta? E chi è Giorgetta? Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma. Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui. Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo. Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia. Ah, è così, eh. Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini. Addio. Sono proprio felice di andarmene. Anch'io. Hai preso tutto? Mm-hmm.
Andiamo da quel vettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo motivi da farci tutt'oro. Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno. Sì. Eccoci, Nis. Sei Nis. Forza! Trovateli e metteteli subito in prigione! Signor sì. Ti pare che vi metto ad aspettare io? Non c'è nessuno. Pare. E se canti? Devo dirgli quello che penso. Andiamo a cercarlo. Cercarlo? Gli scriverò un biglietto. Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche troppo per lui. Dopo letta la mette nella pipa e ce la fuma. E se non fumasse la pipa? Bene, ne faccia un po' quello che vuole. Giusto, ne faccia pure quello che vuole. Cosa gli hai scritto, Olio? Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola vercingetorige. E perché proprio vercingetorige? Oh, che bella! Questa è la prima volta nella mia carriera che mi capita una cosa simile. Ma se li acciuffo, pagheranno cara la loro insolenza. Bianco come inchiostro, vanno i treni sopra il mare tutto blu, e le gondole bianche sfociano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Do 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 do. Quando dicete, 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 sento che è guarito il cuore, dall'estasi d'amore. (Susurra)
affrettiamoci a partire per l'Europa. Non vede l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello per portare i bagagli? Là fuori della porta. Grazie. Addio. Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo. Signor sì. Andiamo. Senti, non è meglio prendere l'aeroplano? No, soffro con lenti d'aria. Non capisco come stanno in aria. Non mi interessa, preferisco Todd in terra. Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci, è meglio. Giorgetta, finalmente. Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro? Ogni giorno mi pareva un anno, cara. E vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami. Oh. Eh? Scusate, sapete indicarvi la soda? Oh, signor Hardy! Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti. Olio, ricordati che l'hai dimenticata. Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie giorgette? Oh, signor Hardy. Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni. Ma io... Bertone, via, su. Olio. Via. No. Oh! Giorgetta. Oh! Oh! Sono felice, ancora. Ma signor Hardy, cosa vi prende? Ehi. Che educazione è questa? L'educazione te la darò io, quella è mia moglie. Allora, filete. Moglie? Sì, e ora pagherete caro il vostro... Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva... Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito? Sì. Ha capito? Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie? Noi ce ne andiamo! Dentro! E chi parla? Dentro! No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto? Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione! Ma io... Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia. Signor sì, avanti, marsch! Perché devo morire io? Due disertori. Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra. E cammina, hai capito? Vai dentro. E no, signore. Ti ribelli anche? Avanti, entro. Ma guarda. E non finisce così, eh? Sta certo. Che gente. Ma guarda un po' cosa si deve vedere. Perché è così cattivo? Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! È dentro! Ehi, signore! Cosa c'è? Dimenticate le chiavi. Guardate. E quando impari ad essere meno stupido? Io?
risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba. Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba? Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver. Parla. Vuoi proprio rinascere cavallo? Non me ne importa, anche se non ritorna affatto. Silenzio! Dormite! Via quella fave, ciao! Vieni qui. Tempo a dormire. Avanti, che non abbiamo tempo da piovere. Su, avanti, scendi. Ma io vorrei dormire. Ci porta alle strade, così saremo certamente liberi. È il permesso di libera uscita? Senti. Vuole anche il permesso. Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli. Sei buffo, ma non ho voglia di ridare. Senti. Che modi? Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario. Io non ci ritorno. Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Invece, sempre sotto di te. Consegnate i prigionieri. Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti. Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi. Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli! Signor sì! I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli! Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti! È ora di far colazione. Che mangi, la chiava! Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio. Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena. Jay, non ci pensavo. Oh, finisci, la sei già troppo bella. Certo. Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti. Oh, caro. Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale. Signor sì. Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi? Io volevo aiutarti. E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace. Va via. Bene. Di che siamo? Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che vi orizzontarti. Come faccio a orizzontarmi? C'è una porta. Non battere. Sono educato io. Giorgetta? Posso entrare? Giorgetta? Francesco? Hai finito? Un momento! Non era proprio il momento di stanotiare. Una donna toda, a pezzo! È
Alziamola. Prezzo, un bicchiere d'acqua, subito. Permesso? Vale, perfetto! Preparatevi a morire! Dici a te, sai? Tu pensa alla tua pelle, io alla mia! Condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate! Thank you.
Ehi! Cosa? Se ne sono andati! Va bene, ma facciamo fretta.
Stadio! Torpedo, sono qui! Non mi vedi? Non riconosci il tuo vecchio compagno? Alio, sei proprio tu! E come, ne dubiti? Oh, sei tornato! Finalmente riuniti!